Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi facciamo una guida veloce sul firmware da scegliere per i nostri flight controller. Come sappiamo, quando aggiorniamo il firmware della scheda dobbiamo scegliere il target giusto, altrimenti la scheda non funziona in maniera corretta. Con le ultime versioni di Betaflight conoscere il target è molto semplice, in quanto viene evidenziato automaticamente qui in alto a sinistra nel configurator, insieme alla versione firmware attualmente installata. Come ho detto, conoscere il target è fondamentale, prendiamone nota perché ci servirà più avanti per l'upgrade. Per aggiornare il firmware dobbiamo entrare in modalità DFU, altrimenti Betaflight non può essere aggiornato in alcun modo. Anche per entrare in DFU il procedimento è stato semplificato, in quanto ora basterà semplicemente cliccare in questo box. Come vedete qui è comparsa la scritta DFU, quindi possiamo aggiornare la scheda. Se a voi non compare la scritta DFU ma avete ancora la scritta COM, potrebbe essere necessario aggiornare i driver. In questo caso Impulse RC Driver Fixer risolve quasi sempre il problema, vi lascio il link in descrizione per scaricarlo. Altre volte invece potrebbe essere necessario collegare la scheda al PC premendo il tasto boot. Quindi clicchiamo su Firmware Flasher per aggiornare. Il target di questa scheda, come abbiamo visto prima, è FF Race Pit. Come vedete sono presenti due firmware, uno con scritto tra parentesi FFPV e uno con scritto Legacy. Per prima cosa voglio precisare che non c'è un firmware giusto e uno sbagliato, ma sono entrambi giusti. Quale dei due andrete a caricare, la scheda funzionerà senza problemi. Allora ci si potrebbe chiedere, perché ci sono due firmware, che differenza c'è tra le due versioni e quale scegliere tra le due? La risposta è perché, a partire da Betaflight 4.0, vengono introdotti gli Unified Target, che semplificano la creazione dei firmware per i produttori. Siccome il metodo è nuovo, potrebbero esserci debug nel processo di creazione. In questa prima fase, infatti, i firmware vengono creati anche con il vecchio metodo, quindi per il momento stanno convivendo due firmware diversi. Il firmware Legacy è quello che utilizza il vecchio sistema, mentre l'altro firmware ha il nome del produttore tra parentesi ed è creato con il nuovo metodo. Siccome comunque ci sono due firmware, vediamo quale dobbiamo scegliere. Questa scelta è data dalla versione che vogliamo installare nel flight controller. Gli Unified Target partono dalla versione 4.1, quindi se per qualsiasi motivo volete usare una versione precedente dovete utilizzare un firmware Legacy. Come vedete infatti per le versioni Legacy sono presenti anche le 4.0 e le 3.5. Allo stesso modo però le versioni Legacy stanno piano piano venendo abbandonate e infatti come vedete la versione Legacy più recente è la 4.1.1. Se ritorniamo alla versione Unified, come vedete ce ne sono delle altre, fino ad arrivare alla 4.1.5. Questo significa che se volete aggiornare Betaflight alle versioni più recenti dovete usare un firmware Unified, quello con il nome del produttore tra parentesi. Se invece il firmware che volete installare è presente sia in versione Legacy che Unified non c'è molta differenza, in questo caso comunque usate la versione Legacy che dovrebbe essere leggermente più sicura e stabile. Io voglio aggiornare la mia scheda all'ultima versione, quindi installo il firmware Unified. Se dopo aver aggiornato il firmware vi compare questo messaggio, dovete sempre applicare le custom default, altrimenti la scheda non funzionerà bene. Per oggi è tutto, spero che questa guida abbia chiarito i dubbi che ci sono quando dobbiamo aggiornare il firmware del nostro flight controller. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.